prima fermata del Frecciarossa alla stazione di Terontola nel comune di Cortona, una giornata storica per i territori compresi tra Valdichiana e Umbria grazie al nuovo importante servizio che collega velocemente questo territorio della Toscana con Milano e Torino. Alla stazione cortonese alle 5:45 per il taglio del nastro erano presenti il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, l'assessore umbro Enrico Melasecche e il sindaco di Cortona Luciano Meoni. Connette quello che era l'antico tracciato con cui si andava da Firenze a Roma e quindi dal nord al sud e che aveva nella stazione di Terontola uno dei riferimenti principali, gli dà nuova qualità, nuovo sviluppo e poi siamo tutti in una dimensione in cui il trasporto su ferro rappresenta in un'Europa green il domani e quindi è una valorizzazione di questa prospettiva. L'assessore alle infrastrutture della regione Umbria ha invitato i cittadini a prendere il più possibile il Frecciarossa. Dobbiamo noi, umbri e toscani, dimostrare che questa fermata serve perché sono territori nostri assolutamente attivi. Abbiamo necessità di collegarci con Milano, con Torino, ovviamente con Firenze, quello lo do per scontato. Per cui ognuno di noi, piuttosto che utilizzare l'automobile, è bene che prenda il Frecciarossa da Terontola. Il collegamento veloce consentirà di raggiungere dal lunedì al sabato la stazione di Milano Centrale entro le 9 di mattina con un tempo di percorrenza di 3 ore. Il treno AV completa il suo percorso a Torino poco dopo le 10, da dove riparte dalla domenica al venerdì alle 17:50, passando da Milano alle 19, consentendo di rientrare dal capoluogo lombardo prima delle 22 a Terontola.